A tutti e bentornati sul mio canale. Allora, in questo contenuto parliamo di quello che sta succedendo fra ultras della Juve, tifosi della Juve, però parliamo di un mio pensiero, parliamo solo di cose calcistiche, cose extracampo a me non mi interessano, io parlo di cose semplicemente calcistiche. Tutto quello che è successo al di fuori dello sport non mi interessa. Ma prima di tutto, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella così non vi perdete niente. E altra cosa importante, continuate a supportarci con mi piace, commento in descrizione. Tutto questo ci aiuta a fare crescere il canale. Più il canale cresce, più portiamo contenuti, più portiamo nuovi format, ma soprattutto portiamo ospiti. Altra cosa importante, seguiteci anche nel secondo canale di OneTVX, che parliamo di tutto, tranne che di calcio, anche nei nostri canali social. Tutto quello che creiamo è creato da noi. Allora, come abbiamo capito, la curva ha deciso, i gruppi organizzati hanno deciso che dalla partita contro la Salernitana in casa tornerà il silenzio, cioè non torneranno a tifare più la Juve, non ci saranno coro, non ci sarà niente. La cosa è giusta, non è giusta? Non lo so, sinceramente, sono sincero, non lo so. Questa è una guerra che ormai, se non mi sbaglio, va avanti da 12 anni fra ultra della Juve, dirigenza, procura, è una guerra lunga, 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 lunga. Il problema è questo: ormai contro più gli interessi propri o la fede della Juve? Si va più allo stadio a tifare la Juve o per i propri interessi? Questo è da capire. Io quando vado, quelle poche volte che vado allo stadio, vado per tifare la Juve. Vado a gridare il mio amore per la Juve e questo deve essere. Queste guerre interne non fanno bene a nessuno. Lo stesso comunicato che gli ultras hanno fatto, hanno tutte le ragioni possibili. Se davvero, come dicono loro, che negli altri stadi fanno entrare tamburri, fanno entrare tutto e allo stadio della Juve è tutto vietato. C'è da capire perché. Perché a Torino si vede certe cose, a Milano no, a Bologna no, a Napoli no, a Roma no. O ci devono essere leggi per tutti, uguali per tutti, questo può entrare negli stadi, oppure così non è neanche giusto. Su questo sono d'accordo con loro. Poi, sul comunicato che hanno attaccato anche alcuni giocatori per quello che fanno extracampo, sinceramente, signori miei, uno dopo che lavora, perché per loro è un lavoro, poi possono guadagnare, ma per loro è un lavoro. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Per me, io dopo che finisco di lavorare, se mi voglio divertire, vado a mi diverto, se invece voglio andare a casa a dormire, vado a dormire. Il fatto che loro dicono gli abusi, che non devono essere da atleti, signori miei, basta. I migliori giocatori della storia ne hanno combinate di tutti i colori, ma erano i migliori al mondo quando scendevano in campo. Poi il fatto che qualcuno dice il valore dei giocatori, signori miei, dobbiamo renderci conto che i giocatori sono professionisti. Oggi sono lì che festeggiano con la tua maglia, la baciano e fra una settimana possono andare in un'altra squadra. Giocatori tifosi ce n'è davvero, davvero, davvero pochi. Poi, che è vero che la curva è quella che fa più rumore di tutti, fa diventare lo stadium il dodicesimo uomo. È vero, su questo siamo d'accordo, perché un conto è vedere gli ultras che cantano i cori e fanno aumentare anche il livello di agonismo, perché più i giocatori si sentono tifati, più i giocatori vanno oltre il loro limite. Un conto è avere uno stadium tutto vuoto, tutto silenzioso, cioè che non fa nessun rumore. Un conto è un conto invece vedere tutti che ti sostengono. Poi il fatto che sono d'accordo che tanti preferiscono uscire prima che la partita finisca per il traffico, è vero, tanti lo fanno, tanti tanti lo fanno, però è anche vero che
quelli che lo fanno possono essere famiglie che sono lì con i figli, non vorrebbero stare un'ora o 2 ore nel traffico, e su questo io queste altre cose non le andrei neanche a prendere. Però se io parlo sempre di cose calcistiche, se davvero agli ultra della Juve gli è vietato di portare cose che gli altri ultra del Milan, dell'Inter, della Roma, del Napoli, del Bologna e tutte le altre squadre possono portare, mi sembra una cosa ingiusta. E togliamo qua. Poi l'altra questione: qual è che gli altri tifosi hanno fischiato gli ultra mentre i tifosi hanno esposto un loro striscione a favore di Max Allegri quando hanno intonato Max Allegri? Io capisco tutto, però anche gli ultras devono capire che se a loro gli piace Allegri, c'è anche chi non gli piace Allegri. Loro sono una minima parte, forse la maggior parte non lo vuole Allegri, ed è giusto accettare, ed è giusto accettare l'idea degli altri. L'altro comunicato che hanno fatto, che secondo me è sbagliato, dice: Roma finale di Coppa Italia e Bologna ci saremo per vincere, per dire che Motta e Conte non li vogliamo, Max portaci la Coppa. E se Max non mi porta la Coppa, che succede? Mi dovete spiegare, se Max non porta la Coppa cosa succede? Max deve andare via se Max non mi porta la Coppa. Poi altro punto, la società. Se la società ha deciso di cambiare l'allenatore, deve andare per la sua strada. Perché ci ricordiamo tutti, dopo i 3 anni di Conte, quando Peppe Marotta aveva preso Max Allegri, cosa c'era fuori della Continassa? O Contrasto, no, non mi ricordo. Comunque, dove dovevano andare i giocatori? Mi sembra più Vinovo. C'era il casino, tutti gridavano non volevano Max, non volevano Allegri, Allegri out. Forse gli Allegri out è nato proprio da lì, proprio dagli ultra, perché erano lì fuori i cancelli che gridavano che non volevano Max. Poi Max Allegri ha fatto quei 5 anni meravigliosi, che ha vinto tutto quello che c'era da vincere in Italia, in Europa, ha sfiorato l'impresa con 2 finali. Però signori miei, questo è un matrimonio che va avanti da 8 anni. Secondo me è arrivato proprio il limite, non il limite, proprio come un amore che finisce, è giusto dividersi, ma è bene per di tutte e due. Perché il fatto che Max in questo Allegri, io chiamo Allegri, in questo momento è divisivo, perché in questo momento Allegri, anche per non colpa sua, è diventato un allenatore divisivo. Ci vuole un allenatore che unisca tutti, tifosi, dirigenza e proprietà. E il fatto, e mi dispiace che gli ultras sono andati in sciopero, perché dicono che almeno a Torino non supporteranno più la squadra. E mi dispiace davvero, davvero tanto. Io mi auguro che per l'anno nuovo, che sarà un anno di inizio, un anno dove la Juve deve tornare a fare la Juve, ci vuole l'unità di intenti, ci vuole tifosi, ultra, giocatori, società, tutti uniti, tutti verso un solo obiettivo. E quale deve essere l'obiettivo? L'amore della Juve. E ricordiamoci seriamente che gli unici che amano forse veramente la Juve siamo solo noi tifosi. E non è questione io sono tifoso e tu non sei tifoso. Tutti i tifosi della Juve, dagli ultra, dai tifosi della tribuna d'onore, i tifosi nei settori normali, tutti i tifosi di casa, tutti chi tifa Juve deve amare questo colore. Tutti dobbiamo avere un unico obiettivo, quello di riportare la Juve dove merita, cioè a vincere, a essere la squadra più forte d'Italia, d'Europa e del mondo. E allora io mi auguro che gli ultra decidano di annullare questo sciopero, così torniamo a vincere tutti quanti insieme, perché, come ho detto, io parlo di cose calcistiche. Se gli ultra della Juve non hanno gli stessi diritti che hanno gli altri ultra delle altre squadre, la cosa è ingiusta. O si fa una regola nazionale per tutti, oppure se gli ultra di Milan, Napoli, cose, portano tamburi, bandiere e così via,
anche i tifosi, gli ultra della Juve devono portare, perché le leggi, la legge deve essere uguale per tutti. Però uniamoci, stiamo tutti quanti uniti sotto quei colori bianco-nere, perché tutti noi amiamo la Juve. Ditemi la vostra sotto nei commenti. Ciao!